di Unione Popolare che vedrà la presenza di Jean-Luc Mélenchon. Un applauso, leader della Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, che ha proposto una rottura in Europa per un'alternativa per le classi popolari che parlasse di quello che, di cui parliamo anche noi, ovvero un'opposizione sociale, la costruzione di un'opposizione sociale in questo paese per le classi popolari, per un ceto medio che ormai non ce la fa più, contro questa guerra, contro una guerra che sta avendo ricadute dirette sulle classi popolari. Oggi siamo in un quartiere popolare, Cinecittà, a Roma, che ha sofferto come tante periferie di questo paese, quelle che sono state le scelte scellerate dei governi del governo Draghi. Oggi noi vogliamo ricostruire un'alternativa complessiva fuori e dentro il Parlamento, un'opposizione che non esiste da nessun'altra parte, che parli di un'alternativa di ambientalismo sostenibile sul piano ambientale, che faccia pagare questa crisi alle multinazionali che hanno speculato e si sono arricchiti. Oggi siamo qua con Luigi De Magistris, con i candidati di Unione Popolare, e stiamo aspettando la presenza di Jean-Luc che sta arrivando. Questo è un quartiere da cui partiamo, perché noi stiamo dalla mattina alla sera, stiamo nelle lotte a fianco dei sindacati conflittuali, della lotta per la casa, della sanità. Oggi ci presentiamo come opposizione anche in Parlamento, perché non è più possibile accettare che non ci sia nessuno che porti gli interessi della popolazione e della gente. Perciò oggi continuiamo su una strada di costruzione con tante soggettività che hanno dato vita a Unione Popolare, con tante soggettività che continueranno a lottare giorno dopo giorno contro la NATO, che ormai è certo che è un'alleanza militare aggressiva che destabilizza e provoca guerre in giro per il mondo, contro quella che è stata l'agenda Draghi che parlava di nucleare, di peggioramento delle condizioni di vita delle classi lavoratrici, per un salario minimo, per il blocco definitivo delle tariffe che stanno strangolando i ceti popolari. Oggi vogliamo ricostruire un'alternativa in questo paese con i giovani, tanti giovani che hanno lottato nelle scuole, che hanno occupato le scuole lo scorso anno dopo l'omicidio di Lorenzo, che è morto in alternanza scuola-lavoro. Vogliamo ricostruire insieme a tutti i lavoratori che hanno peggiorato le proprie condizioni di vita, accanto ai pensionati e accanto a tutte quelle persone che vogliono rimettere al centro la dignità e l'interesse popolare, in contrasto con quello che è l'interesse di questa politica che fa solo gli interessi delle grandi imprese e delle multinazionali. Noi siamo diversi, stiamo aspettando Mélenchon che sta arrivando a momenti. Sono qua. Sono arrivato. Ma sarà un macello con i giornalisti. Facciamo un applauso! Perché anche momenti come questo sono momenti di costruzione di un'opposizione, di un'alternativa in questo paese come in Europa. Sì, però è troppo giornale. Ok, meglio giornalisti. Non è responsabile. Bello, dovrebbero rifare la frase. Riabbracciatevi. Ragazzi, basta con le foto, adesso levatevi tutti da davanti, per favore. Levatevi, possiamo arrivare. Arrepiamo. Perché se mette possiamo arrivare. Arrepiamo un attimo, torniamo un attimo indietro, facciamo un passo indietro dal tavolo. Grazie. Arrepiamo un po'. Facciamo un passo indietro. Indietro, bisogna lasciare lì per la casa.
sta facendo la continua. Attenzione. Non ci spostiamo, non siamo manco giornalisti. Non ce ne andiamo. Pure voi. Non possiamo, la casa ci uccidono. Ragazzi, lasciala andare. Appena finite le fotografie, se si può arretrare per lasciare lo spazio alle dirette. Oh, vous criez Résistencia, 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 Résistencia. Ah, quand même. E ora la parola a Marta Collotte, portavoce nazionale di Potere al Popolo. Allora, grazie a tutte e tutti per essere qui oggi. Abbiamo l'onore di avere qui con noi Jean-Luc Mélenchon. Io sarò brevissima, credo che l'esempio francese ci dimostri due cose. Mentre in Italia sono decenni che ci dicono che bisogna trovare i compromessi, che bisogna arretrare sulle posizioni politiche, che bisogna trovare appunto compromessi e che non esistono parti avverse, invece la Francia ci ha insegnato che con un programma politico, con delle parole chiare di rottura, si è potuti avanzare per costruire un soggetto che oggi rappresenta la principale opposizione al governo Macron, la principale opposizione a quelle che sono state le politiche e continuano a essere le politiche di austerità, a dimostrare che appunto è possibile costruire una reale alternativa senza scendere patti con il sistema. Oggi qui in Italia pensiamo che sia necessario attraversare questo momento elettorale per fare un altro passo in avanti nella costruzione di una reale rappresentanza dei settori popolari, dei lavoratori, delle lavoratrici, dei giovani, degli studenti, dei pensionati, di tutti quelli che vengono sfruttati da questo sistema che ci sta opprimendo dopo 2 anni di pandemia, con la guerra in corso. Vediamo le politiche scellerate di tutte le potenze occidentali che ci vogliono portare sull'orlo della terza guerra mondiale, e invece noi qui vogliamo costruire un reale progetto di rottura che metta al centro gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici, che sono opposti agli interessi di chi ha speculato sulle nostre vite fino ad adesso. Il nostro programma è un programma chiaro, che non parla solamente in questo momento elettorale, ma che attraversa le piazze e i movimenti, come hanno saputo fare in Francia attraversando le lotte degli studenti, degli operai, i gilets jaunes, come stiamo facendo qui in Italia, cercando di costruire una reale rappresentanza che parte non solo dai bisogni delle classi popolari, ma che parte a partire dalle lotte e dal conflitto che le classi popolari riescono a mettere in moto. Perché ricordiamoci che il conflitto, la politica, quella davvero antisistema, davvero che mette al centro gli interessi delle classi lavoratrici, è la politica che può davvero cambiare questo mondo, di cui non c'è solamente necessità, ma c'è un'urgenza indispensabile. Grazie, grazie ancora a Jean-Luc Mélenchon per portare qua la sua esperienza e venire a sostenerci. Ora Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo. Innanzitutto buonasera a tutte e a tutti e grazie di essere qui. Il primo grazie però va a Jean-Luc Mélenchon, perché dalla sua presenza qui con noi abbiamo già una cosa da imparare, dalla sola sua presenza. Questa cosa si chiama coraggio, perché noi in questo paese siamo abituati a politicanti di
quartiere a livello nazionale che non si espongono mai, che non mettono mai la faccia fino a quando non sono sicuri di potersi sedere al banchetto del potere. Jean-Luc Mélenchon, stando qui con noi, sta dimostrando di avere il coraggio di essere dalla parte di chi in questo paese porta avanti ogni giorno, durante le elezioni ma anche prima e dopo le elezioni, porta avanti gli interessi di quella maggioranza del paese che viene continuamente dimenticata, scamazzata, oppressa da chi sta al potere. La seconda cosa che noi impariamo da Jean-Luc e dalla France Insoumise è una cosa che qui abbiamo perso un po' di vista. La traiettoria della France Insoumise è una traiettoria di coerenza e di chiarezza. Potevano sedersi al tavolo, potevano spartirsi le briciole con gli altri partiti politici, hanno detto no, noi siamo un'altra cosa, se vuoi difendere chi ha bisogno, se vuoi difendere chi è in difficoltà, soprattutto se vuoi costruire un altro paese col sorriso sulla faccia, non ti puoi sedere con chi questo paese l'ha distrutto, con chi le classi lavoratrici le ha affamate, non ti puoi sedere con i signori Macron o Letta che approvano il Jobs Act, la riforma delle pensioni, che affamano la nostra gente. E noi questa strada, che non è solo della coerenza ma è la strada della vittoria, la continuiamo a perseguire, a cominciare dal 25 settembre ma soprattutto dal giorno dopo. Il 26 settembre noi staremo ancora dalla stessa parte, dalla parte dei nostri, dalla parte della maggioranza. E qual è la questione di cui si parla in questi giorni? Si parla delle bollette. Guardate che tra il 15 e il 18 settembre in molte delle nostre case arriveranno nuove bollette e avranno tariffe triple, quadruple rispetto a quelle dell'anno scorso. Significa che dalle nostre tasche stanno uscendo miliardi di euro, le famiglie sono alla fame. Ma questi soldi non è che svaniscono nell'aria, non è che spariscono, boh, chissà dove vanno. Questi soldi finiscono nelle tasche delle grandi imprese dell'energia che hanno accumulato miliardi di euro di extra profitti, a partire da Eni che ha accumulato 8 miliardi di extra profitti nel solo 2022. Noi diciamo una cosa chiara e non lo diciamo solo come Unione Popolare qui, ma lo diciamo con la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon in Francia, con Podemos in Spagna, con tante forze a livello europeo. Questi soldi non sono di Eni, non sono delle grandi imprese dell'energia che speculano sul fossile, sono i soldi dei lavoratori e delle lavoratrici, dei cittadini e delle cittadine, e una politica dalla parte del popolo li rimette nelle tasche dei cittadini e non li lascia a questi speculatori, a questi accaparratori. Noi abbiamo un compito. Noi abbiamo il compito di guardare al di là dei confini, noi non siamo quelli delle piccole patrie, noi non siamo quelli che guardano ai confini nazionali e si preoccupano quando dei migranti arrivano. Noi non siamo. Ma urla, vedo dura. No, troppi picchi all'inizio, non si fa così. Quando ho cominciato a toccare prima non andavo mai a fare così. A parte ci sono le strisce, se c'è una applicazione. Però quando fai picchi all'inizio devi spegnere un attimo, no, lo bruci. Ok, ci sono. Allora, anche i potenti mezzi ci assistono. Allora, noi non siamo quelli delle piccole patrie. Non siamo quelli che vogliono difendere i confini nazionali dai migranti, non siamo quelli che vogliono rispedire in Libia chi cerca una vita migliore, noi siamo quelli che a livello internazionale cercano di costruire delle alleanze, perché mentre i nostri governi cercano di farsi le scarpe gli uni con gli altri, quando si mettono d'accordo sulla pelle nostra, che siamo italiani, francesi, spagnoli, catalani, tedeschi, noi siamo altra cosa. Con la France Insoumise e con tante altre forze a livello europeo vogliamo costruire una prospettiva di riscatto non solo in questo paese ma in tutto il continente e anche in tutto il pianeta. E guardate che non saremo contenti non solo se qualche parlamentare dei nostri non sarà in Parlamento, ma non saremo contenti fino a quando il potere in questo paese, in questo continente, venga messo nelle mani delle classi popolari. È nostra la sovranità, è nostro il potere, è ora di andarcela a riprendere. E ora?
E ora il portavoce di Unione Popolare Luigi De Magistris. Allora, io a nome di tutta la coalizione Unione Popolare, le militanti, i militanti, le compagne e i compagni, voglio davvero dare il benvenuto in Italia a Jean-Luc. Jean-Luc, l'ho conosciuto, quindi la dico in napoletano, perché l'ho conosciuto a Napoli, quando lui è venuto a conoscere la rivoluzione napoletana cancellata dai media nazionali, è venuto a conoscere le compagne e i compagni dell'OPG, di come sono stati recuperati i beni abbandonati con la partecipazione popolare, senza manganelli e sgomberi, è venuto a conoscere un'esperienza di governo popolare, dell'acqua pubblica, dei beni comuni, e oggi è venuto a sostenere l'agenda Robin Hood, è venuto a sostenere quelli che secondo il panorama nazionale sarebbero gli ultimi, quelli che non compaiono nei sondaggi, quelli che non esistono e quelli che invece lottano ogni giorno e rappresentano l'unica alternativa a un sistema consociativo. Con la France Insoumise, con tutte le altre compagne e compagni europei e di tutto il pianeta, noi vogliamo costruire l'Europa dei popoli, l'Europa dei diritti, l'Europa che è per la giustizia sociale, economica, ambientale, l'Europa che fa la corsa al disarmo, non l'Europa che fa la corsa al riarmo, l'Europa che accoglie, l'Europa che apre i porti. Come fa Conte a dire che è di sinistra e che la sinistra dovrebbe votare a uno che mi ordinò di chiudere i porti e far morire la gente in mare? Non puoi essere di sinistra, non puoi avere il cuore grande. Noi vogliamo con Jean-Luc portare l'umanità al potere. Questo è il nostro sogno, noi siamo visionari e concreti. Vogliamo colpire gli oppressori e dare voce agli oppressi. Questa è l'Europa che vogliamo costruire. L'Europa che finalmente dà voce a chi non ha voce e dà potere a chi non dà potere. Ecco perché lo ringraziamo, perché è stato coraggioso come siamo coraggiosi noi. È onesto ma non tiene le mani in tasca, è libero e autonomo. E insieme costruiremo un grande progetto che ci porterà lontano, contro ogni forma di destra. Perché non è di destra in questo paese solo la Meloni, Salvini e Berlusconi, è di destra anche chi fa il job act, la buona scuola, che rompe l'articolo 18, il titolo 5, che privatizza tutti i beni. L'unico voto necessario è per Unione Popolare, l'unica sinistra radicale, il pacifismo, l'ambientalismo e l'attuazione della Costituzione. Noi siamo gli antifascisti, quello che vogliamo portare appunto il popolo al potere. Grazie e soprattutto adesso cominciamo insieme un cammino e il sostegno che ci dà lui deve essere energia per arrivare alla vittoria. Forza fino al 25, fino alla vittoria. Grazie. Lui ti traduit. Sono io che farò la traduzione. Oh oh. Ça c'est plutôt. Mais il vaut mieux qu'on t'entende toi que moi. C'est toi qui parles italien. J'écris. Bon. C'est un très grand bonheur pour moi d'être avec vous. È una felicità enorme essere con voi. Écoutez-moi, faut pas applaudir tous les 5 minutes, sinon ça va durer des heures. E ascoltatemi, non applaudite ogni 5 minuti, sennò parlerò per delle ore. J'ai toujours eu de l'admiration pour le mouvement ouvrier italien et si vous permettez que je vous le dise, pour le mouvement communiste italien qui était le plus beau, le plus inventif, le plus créatif de toute l'Europe. Ho sempre avuto un'ammirazione enorme per il movimento operaio italiano e permettetemi di dire per il movimento comunista italiano, che è sempre stato il più inventivo, il più creativo, il più allegro. Bon, maintenant c'est une autre époque.
Beh, ora un'altra epoca storica. Moi, j'aurais préféré venir vous voir comme président de la République française. Beh, avrei preferito venire a trovarmi come presidente della Repubblica francese. La prossima volta. On a manqué, on l'a raté de peu. Abbiamo perso di poco. Ou bien, je serais venu, Luigi, comme premier ministre français. Beh, la prossima volta magari come primo ministro francese. Parce que nous avons gagné le premier tour de l'élection législative en France. Nous l'avons gagné. Perché noi abbiamo vinto il primo turno delle elezioni legislative in Francia. Qui est nous? Chi siamo noi? Nous sommes le mouvement des plus pauvres, des plus humiliés, de ceux qui n'ont pas de voix. Nous avons été les premiers chez les chômeurs. Dans le vote des jeunes de moins de 26 ans, 50% d'entre eux ont voté pour nous. Noi siamo il movimento dei giovani, dei più poveri, tra le classi popolari, tra i disoccupati, tra i giovani, più del 50% ha votato per noi. Voilà qui nous sommes. Ecco chi siamo. Et voilà quel est votre devoir. Ed ecco qual è il vostro dovere. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe la peine que ça prendra. Non importa quanto tempo ci vorrà, non importa quanta fatica ci vorrà. C'est ça qu'il faut faire parce que c'est la seule chose qui sert à quelque chose. È questo che bisogna fare perché questa è l'unica cosa che serve a qualcosa. Luigi, ils vont t'en mettre plein la tête. Luigi, ti faranno un sacco di discorsi. Ils vont te traiter de tous les noms. Ti diranno qualsiasi cosa. Ils me l'ont fait. L'hanno fatto anche a me. Tu serres les dents et tu laisses passer. Tu lascia passare, non te ne fregare. Et tu relèves la tête et tu repars. Alza la testa e riparti. Comme tu as fait. Come hai già fatto. Écoutez-moi. Ascoltatemi. Le peuple parle la même langue dans toute l'Europe. Il popolo parla la stessa lingua in tutta l'Europa. L'Union populaire, son but, ce n'est pas d'unir des partis et des organisations, tant mieux s'ils s'unissent. L'Union populaire, l'objectif, c'est d'unir le peuple. Lo scopo dell'Unione Popolare non è soltanto di unire partiti e associazioni, questo è importante, ma lo scopo è di unire soprattutto il popolo. On ne peut pas unir le peuple contre ses intérêts. E non possiamo mai unire il popolo contro i suoi interessi. Ceux qui ne comprennent pas comment les gens entendent même le silence ne comprennent pas le peuple. E questo non lo possono capire quelli che non capiscono il popolo, nemmeno il silenzio del popolo. Quand nous le disons, la retraite à 60 ans. Quando noi diciamo pensione a 60 anni. C'est clair, net, précis. È chiaro, preciso, netto. Nous savons le financer. E sappiamo come finanziarlo. Le peuple entend si vous dites la retraite à 60 ans. E il popolo capisce. Que les autres ne le disent pas. E il popolo capisce quando noi diciamo la pensione a 60 anni e capisce che soprattutto gli altri non lo dicono. Alors c'est à nous d'aller dire à ceux qui sont assez stupides pour voter pour l'extrême droite en croyant que ça va les servir. Mais servez-vous de votre cerveau pour une fois. E allora siamo noi che dobbiamo avere il coraggio di dire a quelli che votano per l'estrema destra, pensando che sia nei loro interessi, ma cazzo, fate uso del vostro cervello per una volta. C'est pas en disant du mal des arabes et des musulmans que vous allez améliorer votre situation. Non è sbarazzandovi degli arabi o dei musulmani che andrete migliorando la vostra condizione. Mais réfléchissez. Riflettete. Alors moi on m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire en Italie? Allora mi hanno chiesto ma che vai a fare in Italia? Toi tu as fait 22%. Tu hai fatto il 22%. On sait même pas combien ils vont faire. Ma non sappiamo nemmeno quanto faranno loro. Mais je m'en fous. Ma a me me ne frega. Come voi, eh? E fare il lavoro
C'est tout. C'est la seule chose qui compte. C'est de faire ce qui est juste, ce qui est honnête, ce qui est droit, et advienne que pourra. E allora, andate a fare il lavoro, perché la sola cosa che conta è di fare quello che è giusto, quello che è chiaro. Questa è la sola cosa che bisogna fare, e poi si vede. Croyez-moi, si vous parlez clair, si vous parlez net, si vous refusez les combines pourries, les alliances tordues, les menteurs, ceux qui usurpent l'idéal qui a été celui de vos pères et mères, et de vous-même. Si vous êtes fidèle à la parole qui vous engage auprès de Luigi Di Maestri et de tous les camarades de l'Union Populaire, vous avancerez, c'est certain. Si vous combinez, vous reculerez, vous serez détruits, bien fait. Se voi resterete fedeli alla parola che mentre la dite vi impegna, se voi resterete fedeli e vicini ai compagni dell'Unione Popolare, a Luigi De Magistris, se voi non cederete ai tentativi di corruzione, alle combine, se voi non vi venderete in accordi e in compromessi degradanti, se voi resterete fedeli alla promessa che era dei vostri genitori e ai vostri stessi ideali, allora avrete ragione. Se voi invece vi corromperete, sarete finiti, sarete distrutti. Alors, je ne vais pas vous dire pourquoi votre programme est le meilleur, c'est le même que le mien, alors je ne vais pas dire le contraire. Allora non vi posso dire che il vostro programma politico è il migliore, perché è lo stesso che il mio, allora starei portando acqua al mio mulino. Mais je fais appel à la conscience la plus intime de votre part d'humanité à ce moment de l'histoire. Ma faccio appello alla parte più intima, alla vostra coscienza in questo momento storico. L'Union Populaire représente bien sûr le peuple et ses aspirations. L'Unione Popolare rappresenta sicuramente il popolo e le sue aspirazioni. Mais nous incarnons davantage che cela. Ma noi incarniamo qualcosa di più di tutto questo. Nous incarnons l'intérêt général humain. Noi incarniamo l'interesse generale umano. Quelque chose qui est plus grand que nous au moment où la civilisation humaine est menacée de destruction par la gestion capitaliste de la société. Qualcosa che è più grande di noi e che è minacciata in questo momento dalla gestione capitalista della società. Mesdames, messieurs, dans notre programme ici, comme en France, nous défendons les biens communs. L'eau, par exemple. Signore e signori, nel nostro programma, qui come in Francia, noi difendiamo il bene comune, l'acqua, per esempio. Vous autres italiens de droite ou de ce que vous voulez, écoutez-moi. E anche voi, italiani di destra, ascoltatemi. Vous êtes des êtres humains. Siete degli esseri umani. Et c'est en Italie qu'on a inventé cette idée magnifique qui a changé le cours de l'histoire humaine dans toute l'Europe, l'humanisme. Ed è in Italia che avete inventato questo concetto che ha cambiato la storia di tutta l'Europa, l'umanismo. L'humanisme proclame que l'être humain est radicalement responsable de sa vie et de son destin. Et l'umanesimo dice che l'uomo è artefice del suo proprio destino. Que l'homme et la femme sont semblables par leurs besoins et donc égaux en droit. Et tous responsables devant tout le reste de la communauté humaine. Che gli uomini e le donne hanno gli stessi bisogni e siamo tutti responsabili di fronte alla comunità umana. Quelles que soient vos opinions politiques, italiens, indipendentemente da quale sia la vostra opinione politica, italiane, vous ne pourrez pas vivre sans eau. Non potrete mai vivere senza acqua. Personne ne peut se passer d'eau. Nessuno può farne a meno. La vie humaine, la biodiversité, c'est de l'eau. La vita umana, la biodiversità, è l'acqua. Et le capitalisme a inventé qu'il va privatiser l'eau. E il capitalismo ha inventato che bisogna privatizzare l'acqua. Ça veut dire
che voi non potrete accedere all'eau che se voi en avez les moyens. E questo vuol dire che voi potete avere accesso all'acqua soltanto se voi avete mezzi economici. Mais vous en avez tous besoin, italiens. Ma voi tutti italiani ne avete bisogno dell'acqua. Alors, quand vous allez voter, ne votez pas seulement pour une étiquette, ne votez pas pour un leader homme ou femme. Votez d'après votre devoir d'être humain. Votez pour que l'eau soit le bien commun de tous les Italiens et de toute la biodiversité. E allora, quando domani andrete a votare, non votate soltanto per un'etichetta o per un leader, votate per l'acqua, votate per il bene comune, votate perché domani questo sia a disposizione di tutti. Réfléchissez bien. C'est la première fois dans l'histoire qu'un système économique et politique se nourrit des désastres qu'il provoque. Riflettete bene, la prima volta nella storia dell'umanità che un sistema politico ed economico si nutre dei disastri che provoca. Le capitalisme n'est pas capable d'arrêter le désastre qu'il a déclenché. Il capitalismo non è capace di fermare il disastro che ha ormai lanciato. Vous avez vu cet été avec les incendies? Avete visto quest'estate con gli incendi? Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de pompier. Non c'erano aerei, non c'erano pompieri. On manque de tout. Mancava tutto. Autrement dit, quand la civilisation humaine est mise au défi, elle ne peut pas répondre à cause du mode capitaliste d'organisation de nos sociétés. Vuol dire che quando la civiltà umana è sfidata, non può rispondere a causa della gestione capitalistica della nostra società. Ce que je voudrais dire aux Italiens, c'est que je ne suis pas anticapitaliste seulement pour des raisons morales, philosophiques, qui sont les miennes. Quello che vorrei dire agli italiani è che io non sono anticapitalista soltanto per delle ragioni morali o politiche, ideologiche, che sono mie. Je le suis parce que je considère que l'intérêt général humain est mis en danger par ce régime économique. E politico. Lo sono perché penso che l'interesse generale umano sia messo in pericolo da questo sistema politico ed economico. C'est une chance que l'Italie a d'avoir l'Union Populaire. L'Italia è una fortuna ad avere l'Unione Popolare. Si vous n'y étiez pas, il n'y aurait rien. Il n'y aurait plus rien pour résister. Se voi non ci foste, ora non ci sarebbe niente, più niente per resistere. C'est vous qui êtes en train de construire le vrai futur de l'Italie. Voi siete in condizione, state costruendo il vero futuro dell'Italia. Les combinards pourris qui se sont alliés entre eux, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, qui s'arrangent entre eux, qui passent leur temps à chercher le moyen d'éviter les difficultés au lieu de les affronter. E tutti questi partiti corrotti che si accordano fra di loro, che cambiano casacca, che trovano la maniera di accordarsi pur di sopravvivere. C'est eux que vous finirez par chasser. E siete voi che finirete per distruggerli. Qu'ils s'en aillent tous. Se ne devono andare tutti. C'est la consigne qui nous est arrivée depuis les révolutions citoyennes de l'Amérique latine. Des pays du Maghreb, du Soudan et de combien d'autres pays où partout les peuples ont essayé, non pas de mettre en œuvre une idéologie, mais de régler les problèmes. Questo è il compito che ci hanno affidato tutte le rivoluzioni popolari dell'America Latina, del Nord Africa, che ci hanno detto che non bisogna soltanto sostituirsi al potere in nome di un'ideologia, ma cambiare questo potere. Régler les problèmes. Regolare i problemi. Le premier des problèmes, il primo problema, c'est le droit de survivre. È il diritto alla sopravvivenza oggi. Le grand héros de la Révolution française, i grandi eroi della Rivoluzione francese, Maximilien Robespierre. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec Robespierre? Tous les gens l'aiment déjà. Comment vous l'aimez déjà? Il a été maltraité. È stato un po' maltrattato Robespierre.
a formulé ce droit comme le premier de nos droits. Robespierre ha formulato questo diritto come primo tra i diritti. Alors vous, les nigauds, les pas malins, qui allez voter à l'extrême droite, qui c'est qui va vous remplir l'assiette? Allora l'assiette de l'extrême droite? Allora voi, un po' stupidi, che andate a votare per l'estrema destra, chi è che poi vi riempirà il piatto? L'estrema destra? Chi va a donare un salario minimo a un livello che permette di vivere? Chi? Se non è l'Unione Popolare. Chi vi darà? I maestri, maestri. Chi è che vi darà un salario minimo che vi permetterà di mettere il piatto a tavola? Chi se non l'Unione Europea? E l'Unione Popolare? Chi se non Luigi De Maggi? L'Unione Europea no. Pardon, scusatemi se ero crocifisso. Chi se non l'Unione Popolare, chi se non De Maggi? Un applauso, Maraio. Troppa emozione. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Nous autres. Ecco cosa vi volevo dire. Tout à l'heure, je vous ai dit. Il y en a qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Vi ho appena detto, no, c'è gente che mi ha detto che cosa va a fare laggiù. Je vais rester dans mon lit pendant que vous affrontez les fascistes. Ah, io vado a restare nel mio letto, resterò nel mio letto mentre voi affrontate i fascisti? Mais qui aime la beauté n'aime pas l'Italie? Ma chi ama la bellezza non ama l'Italia? Chi est héritier de l'humanisme et n'a pas un devoir absolu à l'égard des Italiens? Ma chi si sente erede dell'umanesimo non vuole difendere l'Italia in questo momento? En ce moment, je suis en train de vous parler d'amour. In questo momento vi voglio parlare d'amore. C'est pas réservé à la gauche. Non è riservato alla sinistra. Beh, il y en a quand même beaucoup à gauche. Ma ce ne sono comunque tanti a sinistra. Il faut aimer la vie. Bisogna amare la vita. Aimer la beauté du monde. Amare la bellezza del mondo. Se sentir uni alla plus humble créature, alla plus humble bestiole, ici ou là. Sentirsi uniti alla più umile fra le creature. Et c'est pour ça que pour ma part, je ne me reconnais pas dans ce monde. Ed è per questo che io non mi riconosco in questo mondo. Vous autres les plus jeunes. Voi più giovani. C'est votre tour de marcher devant. Adesso tocca a voi andare davanti, camminare avanti. Ne sacrifiez aucun de vos rêves. Non sacrificate nessuno dei vostri sogni. N'ayez honte d'aucun de vos sentiments d'amour. E nemmeno nessuno dei vostri sentimenti d'amore. Avancez, 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 sans cesse, sans cesse, avanti, avanti, senza riposo, avanti, più forte. Comme vos pères et mères. Comme vos pères et mères. Come i vostri padri e le vostre madri. Et tous ceux qui ont fait l'Italie révolutionnaire. E tutti quelli che hanno fatto l'Italia rivoluzionaria. Vous êtes leurs enfants. Siete loro figli. Intellectuellement, affectivement. Intellettualmente, affettivamente. On va y arriver. Ce la faremo. Luigi est un bon chef de file. E Luigi è un buon leader. Il n'a pas peur. Non bisogna avere paura. Je l'ai connu à Naples. L'ho conosciuto a Napoli. E les gens disaient, Monsieur Di Magistri est un homme raisonnable. E le persone dicevano, ma questo De Magistri è un uomo ragionevole. Mais il est ami avec potere al popolo. Ma è amico con potere al popolo. Est-ce que c'est raisonnable? Non so se è ragionevole. Bien sûr. Ma sicuramente sì. C'est la seule chose raisonnable à faire. È la sola cosa ragionevole da fare. Il n'a pas peur, c'est ça que je voulais vous dire. Lui non ha paura, questo vi volevo dire. Faites confiance aux hommes et aux femmes qui n'ont pas peur. Questa fiducia negli uomini e nelle donne che non hanno paura. Nous entrons dans le rendez-vous de l'histoire. E entreremo con questa all'appuntamento con la storia. L'Italie se ralliera à vos drapeaux et à vos mots d'ordre si vous marchez droit. E l'Italia si riallineerà alle nostre bandiere, alle nostre parole d'ordine se noi continuiamo a camminare dritti. J'en suis certain. Ne sono certo. La consigne est tout pour le peuple.
Il vostro compito è tutto per il popolo. Tout par le peuple. Tutto attraverso il popolo. Union populaire à la base et au sommet, à la base d'abord. Unione popolare alla base e al vertice, ma innanzitutto alla base. Allez, courage. Forza, coraggio. Domani Jean-Luc sarà presente alla conferenza stampa all'NH Hotel a Roma Centro. Allora, per tutta la stampa, domani ci sarà la conferenza stampa alle ore 10:30 in via Federico Cesi 37 all'hotel Vermi di Adien. Tutti, domani ci sarà la conferenza stampa.